tutto di fretta. Ma è l'ultima ora. Si parte col botto. Gente che casca. È l'ultima ora, signori. È l'ultima ora. È l'ultima ora dell'ultima ora. Dall'Argentina. E non solo quello che abita nelle favelas. Esatto. Bensì dal giornale più importante argentino. Non so come si pronunci, comunque. Vabbè, la fonte sì, è quella, ok. Il giornale più importante argentino comunica che Messi vuole rescindere il suo contratto con il Barcellona. Allora. Ha comunicato a Koeman che vuole rescindere il contratto con il Barcellona. Esatto. Rendi conto, io non ci credo. Faccio fatica a crederci a questa notizia, sono sincero. Tutti quanti penso dal mondo facciamo fatica, non so se masticate il linguaggio, ma vuol dire Messi a parametro zero. Raga, ma Messi a parametro zero, cioè la squadra che deciderà di prenderlo, o comunque la squadra in cui decide di andare lui, dovrà pagare solamente lo stipendio. Quanto guadagna Messi comunque? Quanto Ronaldo? O di 40 più? Secondo me. Di più guadagna? Secondo me ci arriva a 40. 40 milioni forse. So, 40 milioni all'anno sono tantissimi, però. Orrega, Messi via dal Barcellona. Però Messi via dal Barcellona Messi zero. Messi dal Barcellona. Il Barcellona senza Messi, oddio. Parliamo delle possibili destinazioni. Sì. In Italia si parla di Inter. Sulla Juventus sono minchiate. Sulla Juventus. Titoletti così, fuffa. Dico, fino sull'Inter, esatto. Molte più voci. Sì. Sull'Inter molte più voci. Sì. Ma no, ho sentito solo Inter interessata per Messi, Inter interessata da Messi, Inter interessata a Messi. Fine, non ho letto altro, non ho letto nulla di veramente dico sì, serio. Dico sì serio. Però te l'ho detto per me sul precedente video poi. Esatto, abbiamo detto che Moratti ha dichiarato che appunto l'Inter ci proverà per Messi. Proverà a prendere Messi. Ora non so quanto fidarmi delle parole di Moratti. Questo è vero. Però. Insomma, l'Inter ha dei rumor dalla sua parte, ora io personalmente però sono fermamente convinto, perché lessi la notizia qualche settimana fa. Una settimana fa che il City stava preparando il piano economico per Messi. Allora, tra le candidate io direi ovviamente il City, tra quella più palabile per riuscire per portare Messi. Appunto portare Messi in casa del City, però c'è appunto l'Inter, perché no, un ipotetico Paris Saint Germain tra sì, quelli che Paris Saint-Germain nel senso, è sempre in mezzo tra quelli che hanno i soldi. Vabbè, però il PSG non si è neanche sentito nominare, però anche perché il PSG c'ha già Neymar, vabbè. C'ha i soldi da che sa, se magari Neymar tornasse al Barcellona e Messi va. No, perché Messi va a zero, quindi il Barcellona non ci guadagna nulla a prescindere. Se lo guadagna. Se ne vuole andare a Barcellona. Dico fantacalcio questo. E questo sì, stiamo parlando un po' di fantasia. Stiamo ipotizzando quasi impossibile. Però, essendo che comunque la notizia è veridiera, ora non è sicuro che Messi rescinderà e se ne andrà a zero. No. Però la sua volontà è sicura. La sua volontà è certo, ha parlato con Koeman che lui la vuole lasciare il Barcellona. Poi il Barcellona proverà a convincerlo in tutti i modi, sì. Magari ci riuscirà anche, non è detto, potremmo vedere tranquillamente ancora Messi al Barcellona. Ma ora come ora? La volontà di Messi è quella di andarsene, sì, e il City c'è, il numero uno perché ovviamente c'è il piano economico ce le ha, e c'è Guardiola. Numero due perché c'è Guardiola. C'è Guardiola. Quindi anzi direi di sicuro una telefonata agli City. Direi anzi numero uno perché c'è Guardiola, numero due perché il City arriva. A parte questo, secondo me Guardiola una chiamata agli City l'ha fatta. Pure più di uno. Sicuro. E il City se lo può permettere perché comunque il City spende i 2 milioni. Vabbè, un acquisto a zero, sì. L'ingaggio sarebbe alto. Poi sarebbe un po' vergognoso anche per il discorso che ricordiamo che il City doveva saltarsi le Champions. Quello che stavo per dire io. Esatto. Doveva saltarsi le Champions i prossimi due. Lasciamo perdere questi dettagli. Quindi il City è un po' miracolato dall'UEFA. Esatto. Però l'Inter, vedremo se cominceremo a sentire qualcosa di più di Inter su Messi. Inter interessata a Messi. Posso dire una cosa? Quando Ronaldo era accostato alla Juve tu ci credevi? Sinceramente, ma le primissime notizie, dopo un po' comincia da credere. Queste ci sono notizie così gradanti sul Messi all'Inter, quindi magari andando avanti è un altro discorso, perché Ronaldo ha dichiarato proprio a fine della Champions che se ne doveva andare da Real. Poi invece parliamo di un mese solo di mercato, è saltato fuori soltanto ora che Messi vuole veramente rescindere, ha comunicato proprio di rescindere. Ma comunque tu hai detto appunto quando ha vinto la Champions, no? Messi se ne vuole andare, aspettate. Grazie. Con le visite. Perché Messi appunto ha detto che voleva andare via quando il Bayern Monaco
gli ha calato 8 pere al Barcellona. Sì. Anche se secondo me è iniziata la rivoluzione in generale. Ma anche secondo me già Messi voleva andare via. Beccani, perché già c'erano voci precedentemente su Messi, appunto, che voleva lasciare il Barcellona. Quindi non lo so, io sinceramente. Tra Barcellona, City e Inter. Io ti giuro da Juventino, spero che pure che vada all'Inter. Io no. Per vedere Messi in Serie A. Ma non me ne frega, niente, non lo voglio. Non lo vuoi Messi in Serie A, sei pazzo. Ma quando mai, come tutti quanti quelli della Serie A che dicevano sono contento di Ronaldo alla Juve, così perché Ronaldo in Serie A. Non è vero, tutti gli interisti non volevano. Vabbè, gli interisti, sai come sono gli interisti? Tutti non volevano Ronaldo alla Juve. Io sinceramente vorrei vederlo in Serie A a prescindere dalla maglia che, no, comunque che tra le tre direi più probabile Barcellona, che alla fine farà di tutto per convincere. Dici? Sì. Io sono tutte queste voci che ci sono, secondo me andrà via. Ma più che voci l'ha detto lui, vuole andare via, questo è il fatto. Sì, sì, non sono voci, lui ha espresso la sua volontà. Esatto. Signori, noi stacchiamo questo video anche perché è stato un video flash. Esatto, video istantaneo. Guardatevi il video che avevo messo poco fa. Guardatevi l'ultimo video che è uscito proprio poco fa. Esatto. Iscrivetevi al canale. Che abbiamo appena tagliato il traguardo dei 600 iscritti e continueremo ad andare oltre. Signori, esatto. Arrivederci. Bello. Io sono in costume, arrivederci. Salute.